Quindi io invece oggi, non potendo leggere nessuna relazione, farò solo una sintesi. Voglio parlare di un romanzo tra i centinaia di romanzi che Moravi ha scritto, Ranieri è meno conosciuto, forse in Serbia, è meno conosciuto anche da Ortesi, ma Moravia ormai. Moravia è internazionale. E quindi, però, c'è un romanzo di Moravia del 1954 che si intitola Il disprezzo, che però non ha avuto molto successo come la Ciociara, la Romana, la Noia, Ciociara. Ma ha avuto un successo perché 9 anni dopo la pubblicazione del romanzo, il più grande regista per me, che è Jean-Luc Godard, decise di fare un film, Le Mépris. Per chi non sa il francese, Il disprezzo. Il quale film, se girate per le Cineteca, voi trovate 2 edizioni. L'edizione francese, che in Italia non è mai arrivata, e l'edizione italiana. Il produttore era Carlo Ponti, il marito della Loren, Carlo Ponti, moglie Sophie Loren, il quale, dopo averci messo i soldi, disse che quel film in Italia non poteva girare e lo tagliò tutto. Poi cade investire un film, cade investire un nome, ma c'è un po' se tolgo ogni record, da film non è da bude presto. L'Italia di quei tempi, 1960, era l'Italia, dato che l'attrice, il personaggio femminile di quel film e di quel romanzo era la giovanissima Brigitte Bardot, la quale si presentava in 2 scene integrali di nudo, quel film non poteva passare e fu tagliato in quella scena e anche nel montaggio. Io ho avuto modo di fare un seminario a Pescara, perché sarebbe stato interessante, noi oggi stavamo qui tutta la giornata, e io avrei fatto la relazione e avremmo visto il film. Avremmo trovato anche la soluzione di come cambiano il rapporto tra sceneggiatura cinematografica, montaggio, realizzazione filmica. Ma questo, voi capite, che è un sogno mio, ma non si può fare. Quindi io posso parlarvi soltanto delineando alcune idee di questo romanzo, che ha un significato metaforico notevole, perché in un romanzo come questo, non sto a dire che Moravia queste cose le aveva messe già in campo in altri libri e così via, fornisce una risposta su 3 problemi. Poi io amo molto il numero 3, omne trinum est perfectum. Moravia upravo daje odgovor na 3 problema. L'Odissea. Capri. Rapporto marito-moglie. Odnos mu-žena. Che sono i rapporti fondamentali della vita uomo-donna. E vedrete, non ho il tempo, ma io vi invito a leggerlo. Non so se è stato mai tradotto in serbo il romanzo. Se è stato tradotto, quindi, se l'avete letto, mi farà ancora più piacere. Noi abbiamo di fronte un intellettuale di nuovo, che si chiamava Riccardo, il quale ha una moglie esigente e deve comprare la casa alla moglie. Vive a Roma.
traži dosta svog muža i mora da je kupi kuću Bene. U Rimu. Il Riccardo sa benissimo che Carmina non dant panem, egli vuol fare lo scrittore, l'autore di teatro. Riccardo zna da od pisanja nema hleba. E comprende allora che invece deve darsi, oggi si direbbe alla televisione, siamo negli anni 60, si dà a scrivere le sceneggiature per guadagnare soldi. Pisce scenario per televisione da bi pisa, to su 60 godine. Ma comprende che se io intendo scrivere un romanzo, posso illudermi di essere un uomo libero e scrivo quello che voglio. Ali shvata da ako ja želim recimo da pišem roman, mogu da umišljam da sam slobodan i da pišem ono što Ma se io Se io intendo scrivere sceneggiature, io sono al servizio di un produttore. Onda sono in službi producenta. Quindi sono un operaio salariato. Prema tome ja sam radnik koga plaća. Quindi sono un intellettuale al servizio che serve, che è scelto e non sceglie. Znači ja sam intelektualac koji je u službi, koji je izabran, a ili koji ne može da bira. Ma egli deve farlo. Quindi to mora da radi. Problema. Io mi debbo dedicare alla letteratura ed essere un uomo libero, ma senza soldi, znači, e non soddisfare mia moglie. Da se posvetim književnosti i da budem slobodan čovjek, ali bez pare i ne mogu da zadovoljim svoju ženu. Oppure mi debbo dedicare al cinema e guadagno tanti di quei soldi, non essendo un uomo libero. Ili da zaradim pare, ali svejedno da ne budem slobodan čovjek. Bene. Prima questione. Prvo pitanje. Viene fuori un elemento. Nello stesso momento in cui egli si sente impegnato con il produttore, avverte che la moglie lo disprezza. On shvata da ga žena prezire. E la moglie lo disprezza, fa sesso con lui, ma non lo ama. Žena ima seksualni odnos sa njim, ali ga ne voli. Bene, viene richiesto a lui di fare una sceneggiatura, manco a farla apposta, dell'Odissea. Od njega se traži da napravi scenario Odisseja. E in particolare dei rapporti tra Ulisse e Penelope. I posebno o odnosu između Odisseja i Penelope. Le ragazze, qui ce ne sono, ma siamo ancora persone più anziane, quando eravamo alle scuole superiori, tutti abbiamo fantasticato, ma è vero, Ulisse voleva tornare, non voleva tornare, ma Penelope con i proci ci era stata, non c'era stato, tutte quelle fantasie. Viene fuori, cosa facciamo? E allora esiste un regista, il produttore e lo sceneggiatore. E nascono tre interpretazioni dell'Odissea. C'è un manco a farla apposta. Io la sto dando didatticamente in modo sciolto, la cosa è molto più complicata. Primo, il regista manco a farla apposta si chiama Rheingold, in tedesco significa oro del Reno. Regisser se in mio slučajno zove Rheingold, znači zlato. E sotto il nome del regista Rheingold Wagner si annida il mostro del cinema muto. Pod tim imenom il mostro è un matto metaforico. Bene. Metaforički mostrum. Chiunque abbia amato il cinema muto, il cinema così, sa benissimo che esisteva un signore che si chiamava Fritz Lang. Metropolis. Metropolis, dottor Mabuse. Fritz Lang è l'interprete del film. Fritz Lang è upravo interprete del film. Sì, lui diventa attore nel film. Ogni glumac su film. E c'è un'interpretazione di tipo come fanno i tedeschi, Freud era austriaco di lingua tedesca, lui dice, io sono il regista, per me Ulisse non voleva tornare. Va girando per tutto il Mediterraneo perché lui fa finta di andare a Itaca, ma non ci vuole andare.
ide po Mediteranu, ali pretvara se da hoće da se vrati, da ide na Itaku, on neće tamo da. E Penelope resta fedele a lui, ma non lo ama. Ali Penelope njemu, ona jeste vera, ali ga ne voli. La fedeltà non è amore. Vernost nije ljubav. E noi allora dobbiamo fare un film non sul Mediterraneo, le avventure di Ulisse, ma sull'animo umano di Ulisse e di Penelope e quindi un'analisi psicanalitica dei rapporti coniugali. Ma tu mi nećemo onda praviti film o Mediterraneo o Odisejevim putovanjima, primo, o njegovoj Odisejevoj duši i o psicoanalitičkim analizama. Secondo, Battista, il produttore si chiama Battista. Ora, producente Battista. Tutti i produttori sono gente con i soldi, sì, ma non capiscono nulla e puntano tutto al commercio. E gli dice: noi dobbiamo fare i film spettacolari. E allora in Italia, in quel periodo, oggi pure, ma oggi sono tecnologici, andavano di moda i film su Ursus, King Kong e quant'altro, i film spettacolari. Godina su Italy e Billy, un modo di film spettacolari, il film di King Kong. E quindi viene meno ciò che era veramente Ulisse nelle peripezie, nelle avventure e quant'altro. Come Odissei, un nego in avventura, ma in dogia. Voi capite che il Molteni, Riccardo Molteni, non è d'accordo con l'interpretazione di Reingold. Non è d'accordo con l'interpretazione di Battista. Ma egli vuole una interpretazione di fedeltà ad Ulisse. All'Ulisse, badate bene. Io non so chi abbia tradotto in serbo da voi l'Odissea, ma in Italia tutti noi abbiamo studiato sulla traduzione di Ippolito Pindemonte. Ippolito Pindemonte. Egli vuole l'Ulisse così come l'ha conosciuto nell'Ippolito Pindemonte. On upravo želi da predstavi Odiseja tako kako ga je upoznao u prevodu Ippolito Pindemonte. Un Ulisse legato al Medioevo, znači, un Ulisse legato al canto di Dante, un corno della fiamma antica. Srednji veki koji je vezan za Dante. Bene, nascono tre interpretazioni. Voi capite che comincia a scattare un meccanismo. E allora bisogna lavorare alla sceneggiatura. Si debbono vedere il regista e lo sceneggiatore per mettere sulla sceneggiatura. Il Battista, che ha una villa a Capri, dice: andate a Capri a lavorare. Per chi ha visto il film e chi conosce un po' la geografia, io non sono bravo come mia figlia con la geografia, ma è tutta immaginaria, così. Capri non a un caso è la terra delle sirene. Esistono due capri, la Capri che guarda verso Ischia, ma la Capri che guarda verso Sorrento. E tutta la seconda parte del romanzo si svolge in una villa. Che è a strapiombo a mare. Ed è la zona propria della terra delle sirene. Tra la punta della campanella e le bocche di Capri, dove Ulisse c'era passato. La punta della campanella è l'estrema punta della penisola di Sorrento, diciamo Sorrento. E loro vanno a lavorare in una villa che, manco a farla apposta, esiste veramente, che è la villa di Malaparte. Le italiane capiscono. Curzio Malaparte, che esiste. Che cosa viene fuori? La terza parte comincia a diventare la metafora dei rapporti tra lui e la moglie, con le connessioni del regista, e quindi diventa una grande autobiografia dei meccanismi coniugali. Treći deo je upravo metafora odnosa između njega i žene i odnosa prema režisiru, prema tome to je metafora odnosa, bračnih odnosa. Bene.
comincia a venire fuori la parte del romanzo. Che cosa viene fuori? Il Mediterraneo. Allora, Istoga Serraggio o proprio Mediterraneo. Ecco, Mediterraneo. Perché tutta la seconda parte del romanzo è tutta descrizione di mare. Tutta drugi de romana e opis mora. Bene, descrizione dell'isola. Opis ostrova. Descrizione delle grotte, non una sola grotta, delle grotte. Opis iama ostrova. Descrizione dei sogni del personaggio. I caois nova glano di un'altra. Il personaggio si trova con la moglie che poi di fatto diventerà l'amante del Battista, ossia del produttore. Ma lui sogna che lei lo ami. E non lo ami all'interno della realtà. Ma lo ami all'interno di una idealità di un mondo mediterraneo. E quindi la scrittura dell'Odissea, poi il film non si farà, non diventa altro che la rappresentazione dei rapporti tra lui e la moglie. La descrizione dei rapporti tra lui e la moglie, o tra lui, tra Ulisse e la Penelope. E quindi si forma un quadrilatero. Un quadrilatero, chiamiamo così. Penelope, Ulisse, Riccardo il protagonista con la moglie. Riccardo, Penelope è fedele ma non lo ama. Penelope è verna all'inevoliga. Emilia è fedele fino a un certo momento, ma lo disprezza. Il che viene fuori un meccanismo in Moravia. Moravia sta sempre uno pericoloso con le donne. Moravia è più maloppa senza scena. Moravia ha amato sempre le bambine. Le amanti di Moravia, le mogli di come, infatti sarebbe interessante che io vi parlassi dei rapporti tra Moravia e la Morante. Non la finiremo fino a domani mattina. Viene fuori un'immagine di Molteni Riccardo che punta a riavere l'amore della moglie, ma sa che non lo può avere in quel mondo. Riccardo Molteni a cui želi da ima ljubav ženja, ali shvata da ne može u tom svetu na taj način, znači u toj stvarnosti. Ma lo può avere in un mondo diverso. Može da to ostvari u jednom drugačijem svetu, drugačiji dimenziji. E Capri, che è l'isola, perché nel libro io ho avuto modo di leggere un saggio di una mia collega su Norman Douglas. Io sono in sbornico mediterraneo, procitato sam o e lei non manca di citare che Norman Douglas è stato uno dei primi, oltre Vento del Sud, ma l'isola, la terra delle sirene. Beh, lui non parla mai di Capri, ma parla di Nepente. Norman Douglas, che govori u južnom, son romano Južni vetar, on govori u suštini Capri, ali nikad ne pominje termin Capri, već kaže Nepente. Definire un'isola Nepente, se avessimo letto Erasmo da Rotterdam. Da smo pročitali Erasmo sa Rotterdamskog. Elogio della follia. Alla ludosti. Ma se non avessimo letto neanche Erasmo, e sapessimo un po' di greco, o avessimo avuto modo di andare qualche volta in farmacia, Nepente significa ciò che toglie il dolore. Nepente znači to što oduzima bošto. L'isola di Capri è quella che toglie il dolore. Ostrovo koje, come infatti è stata l'isola di tutti i rifugiati. Ecco. Capri è ostrovo svih koji su se tamo. A me non risulta che serbi abbiano
fuggito il dolore tra l'Ottocento e il Novecento, ma tutti i russi, i futuristi, Lenin, Lunacharsky, gli italiani, per non mandarla, tutti gli omosessuali. Capri, per chi è della mia zona, sa che è l'isola degli omosessuali. Oggi, come infatti, vi do una notiziola, i napoletani non vanno a Capri. Perché Capri è il mito dell'isola. Capri è mit ostrava. Ed è l'unica isola del Mediterraneo mitica. Dirà la collega, ma la Sicilia. Ma la Sicilia è trafficata. Capri è l'isola per antonomasia. Capri è isola e ostrovo per eccellenza. Capri è la donna. Capri è Gena. Capri è il lago e rappresenta la natura. Capri presta gli aprire. La donna è natura, dice Jung in Simboli e trasformazione della libido. Io posso avere la donna, ma quando è nella storia la donna sfugge perché è un enigma, è una sfinge. La donna, non è solo amore, ma la donna è morta come Partenope, perché Partenope è la dea della morte. Come infatti le cose si dicevano alla redazione precedente, noi dobbiamo sfatare questo mito di Napoli. Napoli, il napoletano non è un uomo gioioso. Il napoletano, è un tragico. La Napoli vera non è la Napoli solare. La Napoli solare l'hanno inventata per nascondere la Napoli non solare. Il momento della storia, e nel romanzo si vede, non è a Capri. La storia della penisola prenuta povesti nie u na Capri, ma la natura è a Capri. Vecina Capri, ma è quello che voleva già Tiberio, Luca abbia letto Svetonio, sa che già Tiberio. Quindi è nato un modello di vita a Capri. Nacina Capri erogen model e fare da questo fare model givotta. La natura. Che poi oggi abbiamo avuto l'intera trasformazione anche della natura, noi siamo nel 54. Drugo è sto dana siamo normalno i razne trasformazioni. Natura e donna. Natura e donna coincidono. Gena i priori su cui sto veceni. La storia per Moravia è corruzione, è perdita dei valori. Moravia è corruzione, è merce. La natura invece ha valori di autenticità. La natura per Moravia è popolo. Non dimenticate che nel 1954 in Italia c'era il neorealismo. E Moravia nel 54 pubblica i racconti romani. Ecco, in quel periodo c'era tutta una cultura di, tra virgolette, andare verso il popolo. Un periodo posto città e una cultura, no, creta ne premanaro. Ma Moravia non è uno che crede ai miti. Moravia nie, ne vero un mito. È nella rappresentazione delle tre posizioni disintegra anche il mito della natura. On chak rastura, razbie i mit prirode. Perché se il mare si presenta sempre con i colori, a quel mare presta le nuove share no boia. Il personaggio sogna. Junak sogna. E io stamattina
dicevo che non so come tradurre la differenza tra il sogno e il miraggio. Egli sogna da una parte mentre dorme di avere la moglie accanto a sé. On sanja da jedne strane da ima ženu pored sebe. Ma ha il miraggio che la moglie sia nuda sulla spiaggia quando la moglie non c'è. Da žena gola na plaži kad nje nema. E questo accade a mezzogiorno. I to je upravo u podne. E dato che siamo alla terra delle sei, devo chiudere qui perché ho cominciato a capire che perché non e dato che siamo alla terra delle sirene, nella terra delle sirene esiste un grande pericolo, che è il pericolo di Ulisse. Perché sapete che Ulisse ha avuto un pericolo con Circe e sappiamo com'è finito. Ma sulla terra delle sirene il pericolo era il demone meridiano. C'è un grandissimo libro di Roger Queyoar. Sul demone meridiano, da cui siamo colti un po' tutti, particolarmente i mediterranei, di avere i miraggi. A to je to da imamo vizije. I miraggi, particolarmente i miraggi delle donne. Questa è la vizia gena. Le illusioni, ma all'età me lo posso dire, le illusioni delle donne, della femminilità, ossia l'illusione della natura che sia amica. Odnosno o prirodi koja je dobročudna. Ma la natura è amica e nemica. Ali priroda je dobročudna i nije. E allora il punto che Moravia risolve fino a un certo punto è che l'uomo vive da sole, tanto che risolve Moravia non avendo la donna, la donna muore innanzitutto. Moravia su questo, Moravia su questo a livello psicanalitico è molto assassino. Gli uomini di Moravia non muoiono mai, muoiono sempre le donne. La donna muore, žena umire, ed egli invece sogna, ho finito veramente, sogna di aver recuperato la moglie dopo morta, in sogno, in un altro mondo. Beh, io non ho il tempo per svilupparla, ma vi voglio regalare questa ipotesi su cui potremmo ragionare. In quel finale di Moravia c'è il finale di senilità. Moravia era molto amante di senilità. Sveva. Postoji, taj, u suštini u tom krajnjem delu romana se vidi krajnjem delu. Come il personaggio di del senilità immaginò Angiolina che non era un angelo, in un altro mondo diventava un angelo, il personaggio di Moravia immagina che nel mondo della natura caprese, da u svetu prirode na Capri, che non è il mondo della storia, koji nije svet povesti, egli possa ritrovare l'amore della moglie. On može da pronađe, perché ciò da povrati, pronađe ljubav žene. Lui non tollerava che la moglie lo disprezzasse. On to što, ono što on nije podnosio, ma to se da žena, prezire. A me a Pescara mi chiamano misogino, ma mene, ho tre figlie, quindi state tranquilli. Pescara io sono mrtata, lei ha tre cerchi. Ecco, Moravia si poneva un problema, e ho chiuso veramente, si poneva un problema della... Le donne disprezzano gli uomini perché non li ritengono uomini. Moravia smatra da scene presiru muškarce, smatra da mi tutte le donne in Moravia sono più forti degli uomini perché gli uomini sono deboli. Sve pensate ad Agostina, ad Agostino. Se gene su jače od muškaraca, jer... Perché? Perché non lo ritengo. Perché no, non sei un uomo. Muscarti. Sono deboli, come infatti i personaggi moraviani
immaginano di vivere nella natura perché sono ancora bambini. Le donne di Moravia sono all'interno della maternità perché madre, perché mar Mediterraneo è la madre mediterranea. Žene svi likovi Moravije su u suštini još uvek deca, a žene kod Alberta Moravije su u suštini i osjeća se to non a caso, jer je more materinsko. Non a caso, le isole del Mediterraneo sono parecchie. I ostrovo Mediterraneo, ima dosta ostrovo Mediterraneo. Dall'isola del Giglio, da Ventotene, Giglio da Ponza, Ventotene, Sardegna, tutte quelle ore, ma due sono le isole mediterranee materne. Ali samo su dva ostrova materinska. Capri e la Sicilia. Capri e la Sicilia, le isole materne. C'è un bellissimo libro in Italia che è stato tradotto di Dominique Fernandez, Madre Mediterranea. Divna knjiga che prevedena na italijanski, Dominique Fernandez, Mediterranska majka. E non devo raccontare a voi serbi, che comunque il francese lo conoscete, che in Francia la mer è anche il mare. Grazie. La mer in Francia è il mare. Grazie. Fala. Ringrazio gli amici che vengono dall'Italia, amici italiani. Questa bellissima immagine del Mediterraneo e della città di Napoli. Grazie anche ai nostri collaboratori. Ja još samo da vas sve zajedno pozdravim u ime direktora. Ringrazio amore direttore. Profesor Aleksandar Jerko. Koji je bio sa nama putem interneta. I con noi ci ha sentito tramite internet. Ho capito. Posso dire una sola cosa? Mogu da kažem još. Rubo soltanto un secondo perché probabilmente questa sera quando presenteremo il volume qualcuno di voi non ci sarà. I saluti li devo portare io come rappresentante dell'università di Chieti Pescara e come direttore del dipartimento. A me sembrava e il fatto che sia presente direttamente, io non sono uno che viaggia. Io andavo in nogo da putto. E il fatto che io sia venuto qui, che è stato un piacere per me accettando l'invito dei colleghi, e per rappresentare verso i colleghi serbi e il popolo serbo anche una discolpa degli occidentali. Teo sam prema Srbima da pokažem. L'ho detto in privato. L'ho detto in privato e lo dico anche in pubblico. E se io non ho avuto la possibilità, perché ero impegnato in altre faccende in quel periodo, e lei lo sa, di collaborare a questo volume. Ja nisam mnogo u potpunosti da budem u saradnji. Ho voluto contribuire pretendendo di fare un intervento qui, certo, se stavamo in Italia vi leggevo le 20 pagine, ma mi sono, io mi devo, ma perché dietro, io sono venuto qui perché voglio che quel progetto che è nato già alcuni anni fa, tra le due università, non è una, ancora una Ferrari, ma è una Fiat 500. E abbiamo noi tutti il dovere, mettendo insieme istituzioni e quant'altro, perché i fondi ci sono, di allargare la cosa. Io non andrò via di qua, sto strappando già degli impegni a Vesna, l'ho strappato a Svetlana, l'ho strappato, ora lo voglio strappare anche qui ai colleghi, che noi non possiamo non continuare il discorso. Posso dire pubblicamente, essendo il direttore che decido io, e avendo la delega del rettore, noi dobbiamo continuare a lavorare su questo tema.
E io credo, da nastavimo e da radimo na ovim temi. E voglio lanciare immediatamente, ormai io sono un napoletano che andrò in pensione tornando a Napoli, ja, perché ormai sono a Pescara. Ci pensi, frate, ci sei un Napoli. E quindi non sono abruzzese, per l'amor del cielo, però lavoro in Abruzzo. Io sono convinto che noi abbiamo un dovere, e se lancio la proposta, la darò stasera meglio, il prossimo convegno, la prossima iniziativa è sui legami reali che esistono tra il mondo serbo e il mondo italiano. Meridionale. Perché se voi andate a cercare i legami nella cultura scritta contemporanea tra la Serbia e l'Italia, troverete l'industria culturale. Se invece andate a cercare nella verità della cultura, e che la cultura orale, la cultura popolare, il folklore e le tradizioni, voi vi troverete, mi permetto di dirvelo, non ve la prendete, le vere vostre radici, che sono, diceva un poeta latino, triacorda. Ennio diceva che noi tutti, i triacorda, scusatemi se devo tradurre, voi siete la rappresentazione di tre cuori, Presagliate tre srca. E siete la rappresentazione del cuore bizantino. E se chiunque di voi parla dell'Italia meridionale, da Puglia, Basilicata, un po' di Napoli, Sicilia, voi troverete il mondo bizantino. Primo, le tradizioni sono quelle, i legami stanno lì. E poi, se noi manteniamo la convenzione sull'italianistica, per voi va benissimo. Noi invece dobbiamo mantenere, per solidificare i rapporti e far capire che siamo tutti all'interno del mondo globale, solidali. E che i nemici non stanno da nessuna parte, perché noi i nemici ce li andiamo a inventare, l'Occidente li inventa i nemici, e allora abbiamo bisogno di costruire una rete scientifica che parta da tutte le possibilità scientifiche, non di un settore, e quindi coinvolgendo non soprattutto i professori italiani, ma tutti, creando una convenzione reale istituzionale tra i due mondi. Perché la cultura, ormai lo dicono tutti, è un ponte, ma bisogna stare attenti a chi ci mettiamo sopra il ponte. Cultura è come si dice mostra, bisogna vedere come si dico un'ultima cosa che è un po' una cattiveria, fateci caso che io sono venuto qui, ho parlato di italiani, non ho parlato di nessuno del mondo orientale, nessuno, ma non perché, proprio per non fare graduatorie e per non dire i migliori e i peggiori, perché io credo che veramente dobbiamo metterci d'accordo tutti quanti che siamo stati tutti peggiori e non vogliamo fare tesoro di quello che è accaduto e che potrà accadere in questi giorni in Siria. Ho finito. Grazie. Fala.